Sono 283 le persone contagiate, 7 i morti e un guarito da coronavirus. A fare il punto della situazione è il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Il numero più alto di casi si registra sempre in Lombardia, con 212 contagiati, 40 più di ieri e 6 deceduti. In Veneto 38 contagi, 5 più di ieri e una persona deceduta. 23 i casi registrati in Emilia-Romagna, 3 in Piemonte e Lazio, 2 in Toscana e 1 in Sicilia. Il consigliere invita a ridimensionare l'allarme. Su 100 persone, 80 guariscono spontaneamente, 15 hanno problemi gestibili in ambiente sanitario, il 5% è gravissimo e di questo il 3% muore. Basta polemiche con le regioni sull'emergenza coronavirus. Il premier Giuseppe Conte abbassa i toni e assicura di voler lavorare di squadra con i governatori del nord per tutelare la salute dei cittadini. Il clima è positivo, dice, stemperando le tensioni. Anche Matteo Salvini sembra riprendere il filo del dialogo con il governo. Oggi chiamo Conte, ha assicurato. Il premier ha annunciato che stasera il Consiglio dei Ministri approverà le prime misure a sostegno dell'economia e un'ordinanza per uniformare i comportamenti delle regioni non direttamente coinvolte. Camera e Senato a prova di coronavirus. Nei due rami del Parlamento sarà presa la temperatura ad ogni persona che entra. Diventa obbligatorio lavarsi le mani con la mucchina. Sospeso l'accesso al Senato delle scolaresche e dei gruppi. Sospesi anche tutti i convegni e le aperture di Palazzo Madama previste il primo sabato di ciascun mese. Gli ospiti dovranno sottoscrivere un'autocertificazione con la quale dichiarano di non aver accusato sintomi influenzali negli ultimi 7 giorni. Alzare i salari, combattere la povertà e creare lavoro per i giovani. Sono queste le priorità su cui lavora la Commissione europea. Il commissario al lavoro, Nicola Schmit, è in Italia, dove ha incontrato la sua omologa Nunzia Catalfo. Il salario minimo a cui lavora il governo è agganciato ai contratti collettivi nazionali e al concetto di sufficienza, spiega la ministra del lavoro. Schmit sottolinea che l'obiettivo è aumentare i salari bassi. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.